Oggi parliamo di monache medievali e oggi vorrei concentrarmi su un tipo particolare di monaca, la monaca la cui vita si discosta un po' da quello che ci si aspetta da una donna dedita alla vita religiosa. Spingendoci un po' oltre potremmo dire la monaca dissoluta. Però ecco, prima di iniziare vorrei spezzare una lancia in favore di queste monache, di queste donne. Perché in epoca medievale, anche se questo poi vale anche per altre epoche, se da un lato abbiamo delle donne che entrano in convento perché spinte da un vero, un genuino sentimento religioso, dall'altra abbiamo delle donne che invece vengono spinte, anche giovanissime, nella loro famiglia ad una monacazione forzata e di conseguenza la loro vita, la loro condotta non è irreprensibile. Il caso più eclatante in questo senso fu sicuramente Sant'Angelo di Contorta, un convento a Venezia, su un'isoletta non lontano dalla Giudecca, che tra il 1401 e il 1487 venne coinvolto in ben 52 crimini per attività sessuali illecite, tra cui la nascita di 4 bambini. In effetti un convento è un luogo perfetto per nascondere delle nascite indesiderate, visto che spesso questi conventi si occupavano di trovatelli. Le suore coinvolte in attività sessuali illecite sono state moltissime a Sant'Angelo, quindi non è possibile parlare di tutte quante, ne sceglierò solamente alcune, partendo da Filippa Sanudo, una suora proveniente da una nobile famiglia veneziana, con la maggior parte delle suore di Sant'Angelo di Contorta venivano dalla nobiltà veneziana. Suora Filippa che ha una relazione con un notaio, tal Marco Bono, che gli atti ci dicono aveva molta familiarità con il convento, quindi andava e veniva senza alcun problema, ma non solo, ogni tanto si recava al convento insieme ad un altro nobile veneziano e portava Suor Filippa, la sorella di Filippa Clara, che era anche una monaca all'interno di Sant'Angelo, e altre monache, andavano in barca su un'altra isoletta e lì organizzavano picnic e si davano, si legge negli atti, a diverse attività piuttosto dissolute. Ecco, però questo Marco è anche piuttosto geloso della sua Filippa, infatti una sera, dopo essere stato con lei, decide di ritornare armato a Sant'Angelo ed infatti i suoi sospetti sono fondati in quanto trova Filippa nella sua cella mentre intrattiene un altro nobile veneziano, Andrea Valier. Quindi ne segue un putiferio, i due vengono portati fuori dalla cella, il rumore fa uscire dalle celle altre suore che escono naturalmente non da sole ma in compagnia di uomini con cui sicuramente non stavano pregando. E quindi tutta questa cosa suscita l'interesse degli avvocatori, la magistratura veneziana, e viene fuori come oltre a Marco Bono erano moltissimi i veneziani che si recavano a Sant'Angelo per attività di fornicazione con le suore. Molti di loro, appunto, per evitare di essere perseguitati dall'autorità, scappano, lasciano Venezia. Andrea Valier invece sarà condannato a 2 anni di carcere, cosa che sicuramente portò un grande disonore nella sua famiglia, ed infatti 2 mesi dopo suo fratello si reca al convento, insegue Suor Filippa, la colpisce e le dice che a causa della sua sfrenata lussuria aveva rovinato la vita del fratello. Quindi vediamo, da un lato ci sono questi uomini che vengono accusati, condannati a 1 o 2 anni di carcere o al pagamento di una multa, mentre dall'altra abbiamo le suore che al contrario continuarono a vivere piuttosto indisturbate. E tant'è che 20 anni dopo Clara Sanudo, la sorella di Filippa, nonostante i crimini sessuali per il quale era stata accusata, diventa badessa di Sant'Angelo di Contorta. E nel 1439, infatti, visto che il lupo perde il pelo ma non il vizio, viene nuovamente accusata per attività sessuali illecite, pare che avesse 2 amanti. Ecco, siccome se una badessa non si comporta in maniera corretta, è anche impensabile che facciano lo stesso le sue sottoposte, sotto la direzione di Clara succede un po' di tutto. Ad esempio abbiamo Suor Lisetta de Buora,
che oltre ad avere una relazione con un suo lontano parente, aiuta questo stesso parente a sedurre una minorenne che i genitori avevano lasciato al convento. E questo era un crimine molto grave, infatti verrà incarcerato questo personaggio. Ma non solo, Lisetta per un periodo va a vivere addirittura fuori dal convento, e non in una casa qualunque, va a vivere a casa di una cortigiana di nome Taddea, contesto nel quale conosce anche uno dei suoi 5 amanti. Infatti gli avvocatori la chiameranno proprio la più infame delle mezzane. O ancora abbiamo Valeria Valier, che aveva già una bambina e partorisce un bambino la cui paternità è controversa, nel senso che lei aveva contemporaneamente una relazione con un inserviente del convento, con un mercante di tessuti e con un uomo dalla professione sconosciuta. Quindi in questo caso vi era anche l'aggravante, oltre al crimine sessuale in sé, del fatto che appunto aveva avuto una relazione sessuale con persone non del proprio rango. Ecco, oltre agli atti presenti negli archivi, a raccontarci un po' di questa situazione veneziana sono anche i diari di Girolamo Priuli, un personaggio molto noto, che racconta come questi monasteri, e parla al plurale perché è vero che Sant'Angelo è il più eclatante, ma in realtà attività sessuali illecite vennero riscontrate in tantissimi altri monasteri di Venezia. Comunque, questi monasteri si erano trasformati in dei bordelli e le monache al loro interno si comportavano come delle pubbliche meretrici. E i forestieri conoscevano molto bene questi conventi, questi monasteri, infatti la prima cosa che facevano appena arrivavano a Venezia era andare là e divertirsi, insomma, con le monache, che erano talmente dissolute, ci dice il Priuli, che non solo si divertivano con dei nobili, ma anche con persone di rango inferiori, e il Priuli ci tiene a sottolineare addirittura Barcaroli. Ecco, nella storia medievale non c'è niente che equivalga alla portata dei monasteri veneziani come appunto attività sessuali illecite, però appunto casi isolati, casi del genere non erano assolutamente rari. Soprattutto se pensiamo, come dicevo all'inizio, che molte donne, molte ragazze erano costrette alla monacazione forzata. Ad esempio, negli stessi anni a Prato abbiamo il famoso pittore Filippo Lippi, cappellano del convento di Santa Margherita, che scappa con una suora che utilizzava come modella, Lucrezia Buti. I due vanno a vivere insieme, avranno 2 figli, causeranno uno scandalo enorme, che si risolverà solamente con l'intervento dei De Medici, che erano grandi stimatori del Lippi e che consentiranno alla coppia di ottenere lo scioglimento dei voti da parte del Papa per regolarizzare così la loro situazione, cosa che comunque non faranno mai, continueranno a vivere sotto lo stesso tetto ma non convoleranno mai nozze. Uscendo invece dai nostri confini, possiamo citare il divertentissimo caso di Suor Giovanna di Leeds, che è una suora presso un convento di York, quindi siamo nel Regno Unito, che non solamente si finge gravemente malata per scappare dal convento, ma si finge addirittura morta. Questo siamo agli inizi del XIV secolo e questo è quello che si legge nei registri, che sono stati tra l'altro recentemente appunto tradotti, studiati, e appunto si legge: si finse morta senza temere per la salvezza della sua anima e con l'aiuto di numerose complici realizzò un manichino identico al suo corpo in modo da ingannare i fedeli. Ecco, non sappiamo perché Suor Giovanna scappò dal convento, probabilmente per raggiungere un amante, non sappiamo nemmeno se ritornò mai. Quindi su questo interrogativo, su questo quesito, vi lascio e vi ringrazio per l'attenzione.